chiesto anche lei. Pia, andiamo. Oh, e quindi? Che dobbiamo fare? Ma avevamo una soluzione, forse. Una soluzione? Che dici? Sì, ma è vero, la soluzione. Ma come non ci ho pensato prima? La soluzione è a portata di mano, ce l'abbiamo su al quarto qua piano. Ce l'abbiamo. Il commercialista, come si chiama lì? Il dottor Timpone. Il dottor Timpone. No, a me non mi impone niente nessuno. Non ma stia zitto un po'. Interpelliamolo. Perché scusa. Non lo chiami, scusa? Ah, sì, vediamo è vero. Se sta a casa. Aspetta, che devo prendere. C'è un cellulare. È l'ultima volta che lo voglio vedere questo, Chi è? Ha già bussato. Ma chi è il commercialista? Ma questo è uno spirito maligno, fa paura. Posso? Oh, vediamo se lui, signor Timpone, l'aspettavamo, meno male che è arrivato. Dottore? Allora, signor Roberto e mio marito Michele, dottor, ci fate spazio per favore che io devo interrogare il dottor Timpone, perché oggi stiamo parlando, ci mettiamo vicini? Okay. Sì. Stavamo parlando prima con i miei ospiti di là, di tutti i problemi condominiali, i problemi soprattutto quelli legati alle perdite idrauliche, diciamo così. Allora, le fatture... Allora in generale diciamo si che possono tutti, scaricare le fatture allora, idrauliche tutti dei problemi. Gli interventi idraulici possono rientrare nel cosiddetto risparmio energetico, che danno la possibilità di recuperare una percentuale pari al 65% delle spese sostenute. Ad esempio, quindi, se noi dobbiamo i famosi 1000 euro, ipotizziamo che quei 1000 euro vengono utilizzati per sostituire la caldaia perché è difettosa. Sì. Noi su quei 1000 euro potremo recuperare 650 euro, ossia il 65% dei 1000 euro. Però detta così è molto molto interessante, però detta in un altro modo, e cioè che questi 650 euro noi li andremo a recuperare in 10 anni, ossia ogni anno noi pagheremo 65 euro in meno di tasse. Però così diventa meno conveniente, poi la cosa migliore sarebbe quella di attribuire la detrazione e nello stesso tempo portare in deduzione l'intero costo, in modo tale da evitare la cosiddetta non emissione di fattura da parte dell'idraulico. Ecco, perché diciamo questo sistema, non dico perché è sbagliatissimo, però favorisce un po' l'evasione, o comunque tende a far preferire l'evasione piuttosto infatti nel momento in cui... Scusi se parlo molto spicciolo. Sì, ma infatti nel momento in cui noi portiamo in deduzione il costo sostenuto per l'idraulico, si crea il cosiddetto conflitto di interessi, ossia l'idraulico ha convenienza a non emettere la fattura perché così non paga le tasse. Il cliente, chiamiamo così, nel momento in cui ottiene la fattura, portandola in deduzione andrebbe a risparmiare a livello fiscale e quindi si viene a creare, perché oggi accade questo, con la fattura 120, senza fattura 100, per cui il cliente preferisce non ricevere la fattura in modo tale da risparmiare i 20 euro, 22 euro di IVA. Allora, io più di dare consigli ai cittadini, cioè vorrei osare, diamo consigli al governo, cioè che cosa potrebbe fare il governo per venire incontro alle esigenze del cittadino? Questa è nelle intenzioni, ossia quella di favorire che tutta una serie di spese possano essere portate in deduzione. La spesa relativa al rifacimento o alla sostituzione, che ne so, di un tubo rotto, quindi nel caso di specie l'idraulico, la spesa relativa, che ne so, alla sostituzione di quello che può essere, che ne so, una lampadina, il citofono, interventi di piccola manutenzione all'interno della propria casa, in modo tale che tutti siamo portati a dire voglio la fattura. Ecco, allora, dottor Timpone, siccome il signor Roberto qui non capisce un tubo, ci fa la differenza, per favore, tra deduzione e detrazione? Allora, questa è una cosa importante, perché nel parlare comune confondono i due termini. Allora, la detrazione è una spesa che comporta una riduzione delle tasse da pagare. Esempio, io ho delle tasse pari a 1000 da dover pagare, una spesa tipo pari a 2000 a titolo di spese mediche, sulle spese mediche lo Stato attribuisce una detrazione del 19%, ossia 380 euro. Quindi io andrò a pagare non 1000 euro, ma 1000 euro meno i 380 euro di detrazione. Quindi la detrazione agisce sulle tasse, sulle imposte. Capito? La deduzione invece agisce sul reddito. Significa che se ho un reddito di 10.000 e una spesa di 1000, io pagherò tasse non su 10, ma su 10 meno 1000, quindi su 9.000. Timpone, io non so come ringraziarla stamattina, neanche veramente. Perché non ho capito nulla. Preziosissimo, un tubo, lei non ha capito un tubo, signor Roberto, come al solito. Allora, grazie. Grazie. Signor Roberto può andare Sì. Accompagno il dottor Timpone, sì, perché la visita vuole... è durata fin troppo. Sì, 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 lei ha risolto un problema serio, dottor Timpone. Però mi permetta, mi scusi, ma lei 4 giorni fa, alle ore 17, ha parcheggiato la sua bicicletta con la ruota che trabordava nel cortile. Non ricordo, ho misurato.
bisogno. 8 centimetri. Non ho detto il timpone. Questo timpone è una riflessione. Prego, grazie. Prego. Le abbiamo messe insieme. Timpone e Roberto. Il mostro di Loch Ness. Le abbiamo messe insieme. Mamma mia, finalmente soli. Non ci posso credere. Un attimino io e Michele soli soletti. Sei tra...